per la protezione dei minori, e dove tu potete trovare anche dei consigli per la navigazione sicura nella rete. Io avrei finito se non avete domande da fare. C'è nessuno che deve fare una domanda? Vi siete resi conto che insomma va utilizzato perché è una risorsa fondamentale, sia socialmente che nel web in generale, ma che bisogna utilizzarlo con responsabilità e prudenza, perché non tutto è consentito. C'è una domanda? Ok, vorrei chiedere anche ai genitori se hanno qualche cosa da chiedere, qualche domanda da fare. Una domanda, allora un consiglio che diamo noi è sempre di far utilizzare internet, far utilizzare i social network, proprio perché una delle cose di cui ci rendiamo conto quando abbiamo a che fare con partner europei di altri stati è che in Italia molto spesso l'utilizzo di internet, l'utilizzo sia per il lavoro ma anche a livello sociale, è molto molto meno diffuso che in altri stati europei, e questa è una cosa che influisce negativamente a livello economico dello Stato, a livello lavorativo. Noi per esempio, io e Luca abbiamo partecipato proprio la settimana scorsa al Forum PA a Roma, che è una delle più importanti manifestazioni organizzate dalla pubblica amministrazione, dove si fanno dei resoconti su quella che è la situazione del mondo dell'informatica e delle telecomunicazioni in Italia. Ecco, le statistiche erano terribili, per esempio in Italia più del 40% delle persone adulte non ha mai utilizzato internet o lo utilizza saltuariamente. Fortunatamente invece vediamo che voi lo utilizzate tutti, utilizzate i social network, utilizzate dal cellulare, quindi è una cosa estremamente positiva secondo me, proprio anche per quello che sarà lo sviluppo economico e lavorativo della nostra nazione. Già continuate così e cercate di utilizzarlo il più possibile. Ci ha raggiunto l'ultimo dei nostri ospiti, che è l'avvocato Giuseppe Nicosia. È arrivato un po' in ritardo perché era in tribunale proprio per un caso sui social network. No, sto scherzando, era per un'altra vicenda. Però abbiamo la fortuna di avere a Grosseto uno dei più importanti avvocati in Italia sull'utilizzo delle tecnologie. Lui è il vicepresidente del circolo giuristi telematici e si occupa di diritto dell'informatica e informatica giuridica. Quindi vede proprio nella sua attività lavorativa costantemente casi che riguardano l'informatica, utilizzo dei computer, utilizzo di dati. Vi volevo dire cose importanti che sono venute fuori dall'intervento della Polizia Postale, sono ad esempio il discorso delle password, proprio per allacciarmi a quello che sarà l'intervento di Giuseppe. A voi è mai capitato di dare la vostra password della vostra elettronica di Facebook, non so, all'amico, alla migliore amica? Qualcuno la alzate la mano, non c'è nessun. Ok, bene, queste sempre di più le mani. Ecco, queste cose non le dovreste fare, ma non perché. Le password si chiamano così proprio perché sono dei codici che dovrebbero essere segreti. Voi considerate che quella password su internet rappresenta la vostra identità, cioè rappresenta la vostra persona, rappresenta il vostro pensiero, quello che siete voi e quello che dite voi. Perciò non c'è niente di male se un'amica o un amico vi chiede la password, anche se è il vostro migliore amico, non dargliela. Anzi, è nata proprio per quello, ok? Non è un atteggiamento coerente dare la password, quindi questo non lo fate mai. Noi l'assistiamo anche nel mondo del lavoro, queste cose, persone che danno password a colleghi, ecco, non va fatto prima di tutto per i motivi legali che ha illustrato il comandante della polizia, ma poi anche per un fatto di principio nostro, perché condivideremo mai la nostra identità con altre persone? Vorremmo che la nostra identità fosse rubata da altre persone? E come avete visto, il comandante ha fatto vedere dei casi che non sono lontani da noi, sono accaduti di recente qui a Grosseto tra ragazzi della vostra età, ma accadono tra persone anche adulte. Per esempio, si è sentito parlare in questo ultimo periodo di video che sono girati su internet che dovevano essere privati, oppure di cose che sono state scritte su account di Facebook e sembravano dette da personaggi famosi, invece il loro account era stato utilizzato da altre persone. Perché? Perché magari avevano detto la loro password a qualcuno, oppure avevano utilizzato una password estremamente semplice. Voi quando digitate una password, quanto in media quanti caratteri usate? Quanto è lunga? 15. Ok, ricordatevi sempre una parola più lunga di 8 caratteri almeno. E poi ricordatevi, c'è qualcuno usate.
l'importante sia farla abbastanza lunga. E utilizzate lettere minuscole e maiuscole. Ok, l'importante è utilizzare lettere minuscole, maiuscole, numeri e anche caratteri speciali, non so, perché oggi ho il cancelletto, l'underscore. In quel modo è molto più difficile individuare una password. Voi sapete per esempio come si cerca di rubare una password? Allora, i sistemi un po' sono quelli già citati dalla polizia. Dalla polizia postale, ma altri sono dei sistemi con cui si utilizzano per esempio le parole conosciute e si prova con quelle, si prende il dizionario e si usa quelle parole. Perciò se voi per esempio come password utilizzate casa, scuola, sedia, sarà molto facile individuarlo, ok? Che cosa consiste precisamente il furto d'identità? Ecco, l'avvocato Nicosia vi racconterà, vi parlerà proprio di quello che è il furto d'identità, di come avviene, di che cosa si rischia, di come evitarlo. Salve a tutti. Allora, vorrei sapere, voi di che classi siete? Perché io sono arrivato in terza. Qualcuno di voi conosce uno dei miei figlioli che ha fatto questa scuola fino all'anno scorso, si chiama Alex, che è un pennellone. Allora, ecco, detto per i capelli, noi lo chiamiamo così a casa, perché ha una testa come un cesto di rami. Allora, volevo sapere se anche voi, come fa Alex, siete soliti andare su Facebook? Sì. E alzate la mano che mi ha un account su Facebook. Tutti? Ok, i ragazzi sì, ma i docenti? Voglio vedere solo i docenti. Quanti dei docenti hanno un account su Facebook? Praticamente tutti i ragazzi hanno l'account su Facebook, praticamente nessuno degli insegnanti ha l'account. Secondo voi vuol dire qualcosa questo? Sì, sì. Che gli insegnanti sono più intelligenti degli studenti? No. Che gli studenti sono più intelligenti degli insegnanti? Sì, sì. Vi ci volevo su questo? Non necessariamente. Il fatto è che voi, come Alex, siete dei nativi digitali. Cosa significa? Che voi avete sempre avuto davanti a voi il computer. Non c'è mai stato un momento della vostra vita che, insomma, il computer non si sapeva nemmeno che cosa fosse. I vostri insegnanti si ricordano probabilmente ancora quando c'erano le macchine da scrivere e le hanno addirittura usate. Noi le macchine da scrivere ormai non sappiamo nemmeno più dove sono. Quindi ecco perché c'è questa differenza. Voi avete un tipo di cultura diversa e conoscete delle cose del funzionamento anche di Facebook che probabilmente loro non si immaginano nemmeno. Ora vorrei sapere, voi Facebook lo usate soltanto sul computer oppure lo usate anche sul telefono? Sulle mani chi lo usa anche sul telefono? E sapete cos'è Twitter? Sì. Lo sapete usare? Sì. Mi fate vedere quanti usano Twitter? Non siete poi tantissimi, peccato perché potevamo fare questa riunione, potevamo anche metterci un hashtag per fare domande e risposte tramite Twitter. È un giochino che noi facciamo con i nostri amici quando facciamo i convegni, quelli barbosi da avvocati o da professori universitari. Ci mettiamo questa cosina per dare un po' di sale. Allora, vedete, voi avete una conoscenza e degli strumenti che sono fantastici, perché vi consentono di conoscere persone che stanno dall'altro capo del mondo, di fargli sapere come vi chiamate, cosa preferite, che volete studiare o non volete studiare latino, italiano, matematica, che un giorno siete tristi o quel giorno dopo siete allegri. Però se io vi chiedessi, e un pochino ve l'ha chiesto già Ludo, ma
Siete sicuri di saper utilizzare bene Facebook? Voi cosa mi rispondereste? No. Per esempio, voi le mettete le foto? Sì. E le taggate? Sì. Perché le taggate? No, una per volta, perché sennò non si occorre, ci sentiamo benissimo. Qualcuno che mi dice perché tagga le foto sue e dei suoi amici? Prego? Stanno in piedi, tanto per... Ok, ma perché mettete una foto su Facebook e magari la taggate? Cosa? Per essere riconoscibili, per farvi riconoscere. Spiegate un istante alle vostre insegnanti che cosa significa taggare una foto, perché se no non parliamo veramente due linguaggi diversi. Non solo, significa evidenziare, no? Taggare, mettergli un segnalino, in modo che così le posso riconoscere subito, posso vedere subito dove sono le foto di Ludo, per esempio, in Facebook. Ok? Servono in realtà poi per fare anche tutta una serie di altre cose, eh? Perché Facebook è uno strumento molto potente, come Twitter, come tutti questi altri social network, sono molto potenti. E noi giochiamo con questi strumenti, però ogni volta che utilizziamo Facebook abbiamo un rischio. Noi entriamo, voi sapete che per entrare in Facebook e poter fare amicizia con qualcuno, condividere le cose, eccetera, eccetera, dobbiamo identificarci, cioè dobbiamo dire chi siamo. E abbiamo un nome e una password. Soltanto quando abbiamo dato queste informazioni possiamo entrare. Però poi in realtà Facebook, come tutti i social network, ci chiede molte altre informazioni. E in realtà non solo Facebook. C'è qualcuno di voi che ha un indirizzo di posta elettronica ancora? Cosa vi chiede il gestore di posta elettronica quando volete iscrivervi? Faccio un esempio, Google, quando voi volete aprire un account Gmail, cosa vi chiede? Nome, città, la data di nascita. Vedete, vi chiede un sacco di informazioni. Ma vi siete mai chiesti perché ve ne chiede così tante? Perdonatemi, ci si ascolta bene quando uno parla e gli altri tacciono. Proviamoci. Allora. Perché così se vogliono entrare con il nostro indirizzo, loro possono capire se uno che vuole entrarci. Tu sei figlio di qualcuno di Google, perché questa qui è una risposta aziendalista, nel senso è il motivo che ti dicono, è vero, ma in realtà loro non sono in grado di controllare chi sei. Se io sono al computer e contatto un altro computer, io so con sicurezza chi c'è dall'altra parte, chi sta lavorando con la tastiera. Se ho una webcam potrei forse sperare di, ma non sono mica sicuro, non so nemmeno se sia un uomo o una donna, un anziano o un giovane, ce lo diceva il comandante prima. Molte truffe, molti attacchi sono proprio di persone che dicono di essere un soggetto diverso da quello che poi si è in realtà. Allora in realtà ci chiedono un sacco di informazioni, ma tutte queste informazioni non servirebbero per darci l'accesso a Google o a Facebook. Cosa ne fanno? Voi lo sapete? Le utilizzano spesso vendendole a soggetti che vi fanno ricerche di mercato, vi mandano spam o proposte perché pensano che vi possa interessare, non lo so, una macchina piuttosto che un computer. A
assumono informazioni per esempio sul vostro stato di salute, su quelle che sono le vostre preferenze, vi seguono. Ecco che quindi una cosa che noi dobbiamo prima di tutto sapere, al momento in cui non ci iscriviamo a un sito, prendiamo una password, entriamo in un social network e diamo le nostre informazioni, gliele diamo per sempre. C'è qualcuno, il mio figliolo Alex mi diceva, babbo, non c'è problema, perché quando mi chiedono le informazioni io gliele do sbagliate. Può essere una soluzione, può essere, basta che non siano le informazioni di un'altra persona, cioè quello che io gli ho detto è, senti Alex, ma non dare le informazioni, i dati personali di David, che è l'altro fratello, quello che veniva qui sempre qui a scuola, perché se no fai una cosa che non va bene e soprattutto non risolvi. Quindi delle volte forse è meglio non darle per nulla, oppure dare, se voi vedete, le informazioni minime. Questo significa, in definitiva, che dobbiamo sempre stare attenti, perché la cosa più importante che noi abbiamo, come diceva il comandante della postale, che poi lui è come chirurghi, vede il male, vede i problemi, ma la cosa più importante che noi abbiamo è l'identità, cioè è quello che noi siamo. Anche perché io do i dati oggi, ma fra 20 anni quei dati continueranno a essere in rete. Per cui se c'è una bellissima mia foto in mutande pubblicata sul mio sito di Facebook, non ve la immaginate nemmeno, sarei sgradevole. Fra 20 anni io rischio di ritrovarmela. Pensate voi, vi fate una bella foto, non lo so, con un secchio in testa. Poi diventate il primario di un grande ospedale e il vostro collega fa, bellino che sei col secchio in testa a 13 anni. E questo è quello che voi volete. Ma perché magari è stata taggata la foto, quindi non vedi l'immagine del viso, ma sai chi c'è. Allora, ragazzi, il punto è proprio questo. È bellissima una prateria, noi siamo a cavallo e si stende a perdita d'occhio, però dobbiamo essere furbi, più furbi degli altri, e dobbiamo capire che l'elemento, le cose più importanti sono quello che noi siamo, quindi le nostre informazioni, i nostri desideri. Vogliamo comunicare, vogliamo mandare un messaggio, perfetto, ai nostri amici più cari, perfetto, ma ricordiamoci sempre che una volta che li abbiamo dati al nostro amico del cuore, alla nostra amica del cuore, poi questo amico del cuore, questa amica del cuore potrebbe fare un cattivo uso. Quindi impariamo a essere esigenti, ma soprattutto impariamo a conoscere questi strumenti. Questo è veramente importante. Per voi è facile, perché voi siete nati con un computer in mano. Cioè voi conoscete questi strumenti molto meglio dei vostri genitori e dei vostri insegnanti, l'abbiamo visto prima. Ancora magari di qualcuno che ha preso tavolo no, ma 3-4 anni poi sarete molto più rapidi. Però ricordatevi che la vostra identità, il vostro essere, chi siete oggi e anche domani, è una cosa importantissima e non si sostituisce. Cioè, una volta che la vostra identità è stata persa, certe informazioni personali sono state ormai diffuse, non c'è modo di tornare indietro. Quindi bisogna essere molto gelosi di queste informazioni e non condividere. Per far questo dovete conoscere bene gli strumenti che utilizzate. Quindi dovete conoscere bene e capire bene come funzionano i social network. Ci sono social network buoni e social network cattivi, cioè ci sono dei social network fasulli, nei quali la gente si iscrive, gli rubano l'identità, poi vanno a fare le famose truffe delle carte di credito, un classico, abbiamo avuto qualcuno insieme, è un classico, cioè io mi sostituisco a un'altra persona e gli rubo tutti i dati, ma c'è gente, guardate, che per anni è rimasta invischiate in queste storie, con lettere di creditori che arrivavano, tutte le volte dovevi spiegare che io non ero quello che gli aveva fatto la truffa, e così sia.
mi permetto di aggiungere che la conoscenza, e qui mi riallaccio sempre a quello che diceva il comandante, significa anche tentare di utilizzare strumenti e sistemi che siano più sicuri. Quindi il cervello serve sempre, in tutte le fasi. E qui vi dico come ho fatto io con Alex. Alex ha accesso a Facebook, eccetera, ma gli ho anche dato un computer che utilizza lui, che è sotto la sua responsabilità, del quale io ho le password, e questo è secondo me l'unico caso in cui si possono dare le password, cioè fare un patto con questi genitori, che non uso peraltro. E gli ho installato un sistema operativo di quelli più sicuri, perdonatemi, di Windows. Cioè i miei figli usano Linux, per la precisione usano Ubuntu, che è un sistema molto veloce, molto rapido, molto efficiente, che richiede un pochino di attenzione, ma che è molto più sicuro. Cioè tutte queste schifezze dei virus, eccetera eccetera, non ci sono. Quindi io mi permetto di suggerirvi di utilizzare questi sistemi. Voi tra l'altro vedete, questi sistemi si possono utilizzare anche contemporaneamente a Windows, cioè non c'è bisogno di cancellare Windows, posso installarli accanto. E vi devo dire anche che i veri professionisti della rete non usano Windows, ma non usano nemmeno Safari, quindi non usano il sistema operativo di Mac, ma usano Linux. Quindi se volete essere dei veri specialisti hacker, guardate, gli hacker sono quelli buoni, quelli cattivi si chiamano crackers, come quelli che si sgranano, perché craccano le password. Gli hacker sono gente che vuole conoscere l'intelligenza. Loro utilizzano Linux e utilizzano Ubuntu in particolare, oppure utilizzano Red Hat, ce ne sono tanti di sistemi. Però questo può essere un grossissimo aiuto. A questo punto, quando avete questi strumenti, avete seguito il vademecum, i consigli che vi ha dato il comandante, siete pronti per uscire su internet, ma non dimenticando il cervello, perché tutte le attività che voi fate e che voi farete saranno, diciamo, per sempre. Quindi bisogna sempre stare molto attenti. E bisogna stare attenti, scusatemi, agli scherzi, perché molto spesso certe cose noi vediamo, no? Poi in case partono come scherzi. Il tizio che mette la foto degli amici, appunto, in mutande, in cui non c'è ovviamente, e gli amici però se la prendono, non la prendono a scherzi, anzi, va a finire magari a denuncia. Oppure i commenti fatti su una certa persona in un forum, in una chat, però fatti ovviamente non di persona ma scritti, hanno un altro senso, possono essere letti in maniera diversa. Guardate, io non rivelo nulla perché si è celebrato il processo. Qualche giorno fa c'è stato a Grosseto un processo in cui erano coinvolti un insegnante e una preside di questa città, proprio per dire come delle volte gli strumenti tocchino tutti i soggetti che noi vediamo. E vi dico in tutta sincerità che credo che lì il problema fosse veramente nel fatto che entrambi questi soggetti non si rendevano conto della potenza e della pericolosità di quello che facevano, cioè scrivere su una chat, scrivere in un forum può essere pericoloso. Cioè se io dico che una vostra insegnante è una cattiva insegnante, glielo dico di persona, può essere una critica, perché lei sa bene cosa intendo magari all'interno di una discussione. Ma mettiamo, se io lo scrivo in un forum, la professoressa Pinco Pallino è un ignorante, guardate che è una cosa veramente molto, ma molto grave. Perché? Perché in definitiva si perdono tutti quegli altri aspetti che in una conversazione ci sono e che in uno scritto invece non ci sono. Non solo, mentre se sono io
con una vostra professoressa a dire: professoressa, lei non ha capito niente di mio figlio, lei non sa fare bene il suo lavoro. E può essere una critica pesante, eccetera, eccetera, ma sempre critica. Se io lo scrivo su un foro, diventa una cosa molto, ma molto grave. Pensate, non lo so, una critica a un vostro compagno. Dice: guarda, quello stupido di Pinco Pallino, oppure sono 10 giorni che il mio compagno di banco fa salire. Immaginatevi cosa succede se poi i genitori vengono a saperlo, perché sono casi vecchi, è successo al liceo scientifico, quindi ecco, non molto distante. Stiamo attenti, quindi preserviamo la nostra identità, date pochissime informazioni e non datele mai, guardate, non solo noi stiamo parlando di internet, ma delle volte le trappole si nascondono in altre cose, una telefonata, una richiesta di informazioni, quindi molto attenti e sempre tentate di essere curiosi e di imparare a conoscere meglio gli strumenti che voi utilizzate. Allora, vi faccio una proposta: se volete imparare a utilizzare meglio questi strumenti di cui abbiamo parlato, chiamateci un'altra volta, oppure fateci delle domande. Internet serve a qualcosa, no? Mandateci delle mail, chiedeteci per esempio come si utilizza un sistema Linux, oppure come si fanno delle chiamate sicure o delle chat sicure, eccetera, e vedrete che noi vi risponderemo. Abbiamo un gruppo di amici che si chiama Guru at Work, ci piace rispondere a queste domande, anche perché anche noi ne abbiamo tante da fare, quindi avere qualcuno che ci può aiutare a rispondere alle nostre domande è piacevole, e potreste essere voi a insegnarci qualche cosa, perché nessuno qui sa tutto quanto. Il bello di internet è proprio questo: si condivide la conoscenza, si condividono le informazioni, e poi se ci vorrete un'altra volta a discutere, a farci domande, e soprattutto se volete portare i vostri computer e vogliamo smanettare insieme, credo che potrebbe essere una cosa carina. Grazie. Siete riusciti a coinvolgere, a fare gli
chiamate, eccetera. Però comunque sia, nell'ambito della classe è più facile aprirsi e magari, come dire, sentirsi più partecipe, no? Ecco, quindi niente, io vi ringrazio e vi invito quindi a ritornare l'anno prossimo e da lì poi anche a partire per il percorso di lavoro con gli insegnanti, ovviamente utilizzando anche gli strumenti che voi ci avete rappresentato. Quindi lascio a voi ora la parola per... Solo per ricordarvi che Pure at Work è su Facebook, perciò se quando andate a casa ci date il mi piace rimanete in contatto con noi. Sì, devo ricollegarmi a quello che diceva la vostra insegnante. Non ho dubbi che voi abbiate fatto tanti, tanti corsi di alfabetizzazione informatica. No, io so fare anche per toccare. Certo, no, però mi perdoni. Il problema è che il problema è che bisogna innalzare il livello di ragazze, per cui non serve soltanto ognuno sceglie quello che è il suo strumento. Ma lei su Facebook a me non mi trova. Sa se avessi un amico in Australia, allora per vederlo con la webcam. Uso Skype. Però... Userei Skype. Sì, certo. E credo che tra l'altro tanti di voi usino Skype, vero? Perché Skype è diventato uno strumento social. Bene. Bene, allora ci si vede con Pure at Work, vi aspettiamo. Guardate, per coloro che l'anno prossimo vanno alle superiori, io vi ricordo che noi facciamo un evento che, perdonatemi il termine, molto grande, che si chiama il Linux Day a ottobre, quindi potrebbe essere l'occasione quella per rivederci. Ok? Grazie.